ottimismo in giro, professore? Io stessa oggi ho detto il vaccino è più vicino, mi sono lanciata? No, il vaccino è certamente più vicino, man mano che passa il tempo. Ah certo, su quello dice non ti puoi sbagliare. Su questo non c'è dubbio, però è vero che non dobbiamo creare troppo ottimismo perché la gente già è molto disinvolta, non accetta più le regole che sono le uniche che possono diminuire il contagio per il momento. Quindi conserviamo la nostra prudenza. Però l'annuncio della Pfizer BioNTech, credo, no? Pfizer BioNTech, giusto? Sì. E è un annuncio che ci può far sperar bene e diciamo, rispetto a quel vaccino, qual è la tempistica verosimile? La tempistica è molto difficile da stabilire, però quello che sappiamo è che questo è apparentemente un dato che nasce da un'analisi prima che sia finito, quelle che si chiamano analisi intermedie, prima che sia finito lo studio. La fase 3 è ancora in corso e sarà, appena sarà terminata, bisognerà raccogliere tutti i risultati e sono quelli che ci daranno poi un'informazione più precisa. E aspetti professore, per me che non ho le sue competenze, mi aiuti a capire quali sono gli ostacoli che potremmo incontrare in questo pezzo di strada che manca per completare la fase 3? Beh, potrebbero sorgere, ci potrebbero essere manifestati degli effetti tossici importanti, oppure potrebbero essere dei dati che non sono ancora definitivi. In che senso? Per esempio, noi non sappiamo come è stata fatta la composizione della popolazione che è stata sottoposta. Supponiamo che sia fatta soltanto di giovani. Questo sarebbe una grave lacuna perché in realtà noi abbiamo bisogno che siano rappresentate le persone anziane, le persone che hanno patologie. Beh, sarebbe però abbastanza curioso se fosse fatto solo sui giovani, sappiamo che il Covid colpisce gli anziani. Di solito gli studi iniziali si fanno, può darsi che siano presenti, io non posso escludere che non siano presenti. Delle persone anziane, bisogna vedere qual è la percentuale, bisogna sapere insomma un certo numero di cose, cioè si attende che ci sia una reale pubblicazione per poter dare un giudizio. Un'altra cosa una che potrebbe essere... Una volta che si è superata la fase 3 però, significa... Sì. Che noi ci possiamo Significa che fidare. Bisogna raccogliere i dati e poi ci sono delle cose che non possiamo sapere soltanto alla fine della fase 3. Per esempio, non sappiamo quanto durerà la protezione. Cioè sappiamo che c'è una buona protezione, ma quanto durerà questa protezione? Potrebbe essere 3 mesi, potrebbe essere 6 mesi, 9 mesi, 1 anno o anche molto di più. È solo... passando il tempo che possiamo sapere quanto durerà. Però io le chiedo, se poi noi arriviamo alla terza fase, alla fine della terza fase, controlliamo tutti i dati, a quel punto, se a me mi chiamano per fare il vaccino, posso farlo con serenità? No, bisogna che passi l'esame delle autorità regolatorie. Cioè, non è che chiunque può mettere in giro qualsiasi cosa. No, certo, dico, una volta che ha superato tutti gli esami, a quel punto, diciamo, noi cittadini possiamo stare tranquilli. No, sa perché glielo chiedo? Perché questa velocità, la corsa a questo vaccino, ha ingenerato un dubbio, una preoccupazione nei cittadini, che magari si saltino dei passaggi, che magari i vaccini non siano sicuri. Questa è una delle mie preoccupazioni, cioè non dobbiamo dare l'impressione che ci sia un'accelerazione indebita al di fuori del rigore scientifico. L'unica accelerazione che possiamo dare è stata l'accelerazione dovuta al fatto di superare tanti aspetti burocratici che normalmente valgono per tutti gli altri farmaci, ma in caso di emergenza si possono superare, come pure il fatto di avere avuto un supporto economico
pubblico, perché sono molti miliardi che le industrie farmaceutiche hanno ricevuto dai governi per poter fare presto. Questa è una delle ragioni per cui si può far presto. Normalmente, se i soldi li mette l'industria, va piano perché non E vuole De spendere Manzoni, io troppo. non so lei, ma io sono un po' più preoccupata di prima, cioè pensavo